Buonasera, ben ritrovati. Di settimana in settimana torniamo nelle vostre case, più o meno a quest'ora, per tentare di dibattere sui temi di cui ci siamo occupati nei nostri telegiornali. E questa sera, per chi ha seguito il telegiornale poco fa, sa di che cosa ci occuperemo. Torneremo a parlare di terremoto, però lo faremo alla luce degli ultimissimi avvenimenti che sono così si sono succeduti in questi giorni, dalle riunioni della scorsa settimana a Napoli e a Roma, fino alle ultimissime notizie del pomeriggio al Senato. Tutto questo lo faremo insieme, come sempre, a dei graditissimi ospiti che passo subito a presentarvi, incominciando dall'amico geometra Luigi Patalano. Buonasera Luigi, come va? È un bel tempo che non ci vediamo. L'ultima volta ci siamo visti in divisa da Protezione Civile, questa sera sei in borghese. Però comunque ti interrogheremo sempre sulle questioni che hai visto in ambito di terremoto lì nella zona rossa. Accanto a lui il dottor Arnaldo Ferrandino. Buonasera Arnaldo, consigliere comunale di minoranza Casamicciola, però lo diciamo questa sera nella veste di terremotato, lo sa anche De Luca, quindi possiamo dire, Sì, buonasera, oramai è la veste che mi calza meglio. no? Non è un'offesa. Non la ritieni È un tale, dato di è un fatto. dato di fatto. E anche stasera abbiamo il piacere di ospitare una signora dal comitato e abbiamo questa sera il piacere di avere la vicepresidente del comitato. Risorgeremo nuovamente, Annalisa Iacarino. Buonasera Annalisa, ben ritrovata. Buonasera, Ci abbiamo buonasera. messo un po' di mesi per averti in trasmissione. L'altra volta ci hai barattato con piacere con la tua sorella maggiore. Questa sera abbiamo il piacere di vedere te. Grazie per essere intervenuta Grazie a voi. in trasmissione. Accanto a lei invece un voto, ma una voce, perché noi l'abbiamo sentito soprattutto col megafono durante la manifestazione di qualche martedì fa. Francesco Di Meglio. Buonasera Francesco, ben ritrovato. Buonasera, Anche buonasera. tu col sottotitolo terremotato. Sì, certamente, sì. Quindi. Terremotato, sfollato come il resto dei nostri. Bene, allora noi incominciamo questa sera sicuramente guardando i numeri. Incominciamo a dare, non diamo i numeri in senso generico, ma lo diamo con ragion veduto, perché quando si parla di terremoto ormai bisogna ragionare con le cifre. Allora vediamo subito queste due tabelle dalle quali poi partiremo in questa nostra trasmissione di questa sera. Vedete, dal sisma del 21 agosto, 2100 abitazioni danneggiate, inagibili 90 aziende, di cui 15 alberghi, 15 gli edifici scolastici e molti invece gli edifici che sono pubblici, che sono tra quelli inagibili. L'altra tabella invece ci dice ancora un'altra cosa, che sono 2.600 circa gli sfollati, con 780 lavoratori che hanno perso l'impiego. Questi sono i numeri così come riportati in una lettera, in una relazione che i sindaci hanno inviato al governatore De Luca l'altra settimana, e sono numeri dai quali partiremo aggiungendo gli altri, perché poi bisogna anche parlare di spese e di cifre che stanno girando in queste ore, ma ne parleremo per gradi durante il corso di questa nostra trasmissione. Ma rimaniamo sul terremoto, sulla zona rossa, ne parliamo allora con l'amico Luigi Patalano. Luigi, allora, che cosa si può fare di quello che c'è ad oggi, a circa 3 mesi dal terremoto del 21 agosto? Ormai siamo passati quasi 3 mesi, quindi siamo lì per. Sono tante le attese, tante le speranze, tante le richieste, ma della situazione così come te la sei vista tu davanti, qual era e che cosa si può fare in realtà? In maniera molto sintetica, ovviamente. Allora, al momento nella zona rossa non è possibile, diciamo, eseguire alcun tipo di intervento edilizio che veda, diciamo, la messa in piedi, insomma, dei fabbricati danneggiati. Nelle zone esterne, in realtà i fabbricati che sono danneggiati potrebbero essere anche riparati, certamente a spese del proprietario stesso, perché fino a che non si ha una chiara visione di quella che può essere la procedura da seguire in ordine a un'eventuale erogazione di fondi messi a disposizione proprio per questi lavori, credo che valga la pena non eseguirli proprio i lavori, anche perché si possa incorrere in qualche errore di procedura e quindi perdere anche, diciamo, il diritto al rimborso spese. Laddove si sono verificati danni lievi, quindi laddove il tecnico della Protezione Civile ha esitato una B o una C eventualmente, sono lavori che si possono tranquillamente eseguire, anche perché sulla base dell'esperienza del sisma del Centro Italia, il decreto che hanno emanato in Centro Italia mi sembra ci sia prevista anche una franchigia, quindi credo fino a 20.000 euro, insomma, lo Stato non rimborsa. Per cui, se siamo in quest'ordine, voglio dire, i cittadini possono anche, diciamo, attivarsi. Quindi, preparare quelli che sono, diciamo, i titoli abilitativi e procedere, insomma, all'esecuzione dei lavori. Ovviamente per rientrare in casa occorre sempre definire i lavori in conformità a quelle che sono le norme urbanistiche, le norme paesaggistiche, la conclusione dei lavori e
e la revoca eventualmente dell'ordinanza che l'amministrazione stessa, diciamo, avrà già emanato, insomma. Ovviamente le domande che tutti si pongono ruotano sempre attorno ai tempi, la tempistica, che tipo di tempi ci vogliono, perché adesso, se non vado errato, si è provveduto a puntellare, si è provveduto a mettere in sicurezza, si è provveduto ad evitare pericoli imminenti, ma d'altronde però resta lì lo spettacolo che purtroppo ai noi tutti i pellegrinaggi che stanno facendo i signori politici si portano a mostrare, insomma, cioè vedere questa zona, come dicevo l'altra settimana, una zona morta, quasi un cimitero, ravvivato soltanto dalla presenza di queste persone che, come diceva Susi Capuano la settimana scorsa, non sono persone, ma sono soltanto dei morti viventi, cioè degli zombie che stanno lì a guardare, ad aspettare chissà che cosa, insomma, ad ammirare uno spettacolo terrificante. Amadeo, io sono molto sconcertato, anche in virtù, diciamo, dell'esperienza sempre fatta nelle altre zone d'Italia, anche perché ho contatti con persone che vivono in quel contesto e ancora oggi, a distanza di 2 anni, a distanza di 1 anno e mezzo, si è mosso ben poco. Quindi devo ritenere che comunque, anche se qui a Ischia si è trattato di un sisma di entità, diciamo, minore e localizzato, comunque, diciamo, alla fine i problemi sono gli stessi, i procedimenti da seguire sono gli stessi. Sta di fatto comunque che vedo lungaggini innanzitutto burocratiche, oltre che le stesse porteranno, diciamo, a una, come dire, a far stancare la cittadinanza e quindi ognuno si dovrà attivare nel miglior modo possibile. Io così la vedo la cosa. D'altronde i tempi vanno scorrendo, non è che si potrà aspettare chissà quanto, perché no. Come diremo tra poco, nel decreto del commissario per l'emergenza, non commissario per la ricostruzione, va chiarito anche questo, perché molti impropriamente definiscono Grimaldi commissario per la ricostruzione, ma non è così. No. Allora, in quel tipo di deliberazione del 3 novembre, il commissario ha chiarito che le autonome sistemazioni e gli alberghi sono a scadenza, certo. Cioè 6 mesi, entro il 25 febbraio 2018 ci saranno le provvidenze, dopodiché chissà, quindi è scritto carta, penna su carta, quindi da lì non si scapperà. Insomma. Ma tieni presente un'altra cosa, oltre alla scadenza, che mi sembra troppo vicina pure, adesso abbiamo visto che è uscito questo decreto che tira fuori delle somme. Sì, ne parleremo dopo, però, per gradire. Certo, su questo torneremo nella seconda parte della trasmissione, perché poi ci interessa capire a quanto ammonta il danno, benché i sindaci cui facevo riferimento prima quantificarono in quella lettera a De Luca circa 600 milioni relativi soltanto all'edilizia privata. Perfetto, ma io mi anticipo su questo, voglio dire, qua potremmo mettere pure a disposizione l'intera somma che ha necessità ogni comune. Metterla materialmente a disposizione. Il problema è che se non si agisce prima sull'aspetto urbanistico e paesaggistico, quindi sull'aspetto normativo, i lavori non potranno mai essere eseguiti. Certo. Questo è il vero problema. Quindi, voglio dire, il governatore della Campania, che è stato pure intervistato ultimamente, ha centrato in pieno il problema. Cioè, ha detto: è inutile che discutiamo di tante cose. Il primo problema è l'aspetto vincolistico dell'isola, che non è riferito solo a Casamicciola. Qua la questione deve essere riferita all'intera isola, perché poi c'è una diatriba in atto, che poi non finisce, che non finisce più, aprire. Abbiamo visto come è andata a finire, certo. la partecipazione più o meno mancata o presente alla manifestazione, esatto. Insomma, abbiamo sentito di questo, ormai è storia patria anche in questo, sappiamo dividerci anche sulle cose importanti. Da qui si potrebbe partire eventualmente per uno strumento che ci consenta in qualche modo di capire come vanno ripresi i fabbricati che possono essere ripresi e quelli eventualmente che devono essere demoliti. Comunque si parla anche di delocalizzazione, cosa che non potrebbe mai essere fatta senza uno strumento, diciamo, che va in deroga agli attuali strumenti normativi. La delocalizzazione è una parola che non piace però agli abitanti della zona, ecco, perché si parla esclusivamente di ricostruzione in loco, e su questo ci sono anche delle diversità di pensiero su questa cosa. Allora passiamo immediatamente ad Arnaldo Ferrandino. Arnaldo, al di là della questione sulla delocalizzazione, noi abbiamo avuto il piacere di invitarti, sia te che Annalisa, soprattutto per il fatto che siete stati presenti ad una serie di riunioni la scorsa settimana sull'asse Napoli-Roma, con deputati o meno, anche perché, cara Annalisa, Susi in diretta disse la settimana scorsa che tu hai la delega ad essere la stalker di De Luca, quindi ti devi occupare esclusivamente di stare addosso al governatore, in senso lato ovviamente. Arnaldo, allora, cosa aggiungiamo e che cosa possiamo dire alla luce anche delle
passeggiate, delle riunioni alle quali hai partecipato la scorsa settimana? Che tipo di sensazione hai avuto anche da politico navigato, insomma da persona che conosce uomini e cose? Le sensazioni sono tutte estremamente pessime, ricollegandomi a quello che diceva il geometra Padalano. Il problema della ricostruzione è un problema serio, perché se ad Amatrice viaggiano a ritmi estremamente lenti, avendo avuto la norma e il commissario per la ricostruzione un mese dopo il terremoto, qui a 3 mesi dal terremoto ancora non abbiamo avuto un commissario per la ricostruzione. Come dicevi tu prima, il commissario che abbiamo è un commissario per l'emergenza. Io non voglio fare polemiche, però cominciamo a chiederci perché abbiamo il commissario per l'emergenza e non un commissario per la ricostruzione, perché quello è un primo errore. Anzi, se andiamo a fare un'analisi di errori dal 21 agosto ad oggi, ne sono stati commessi a iosa. Primo errore, il terremoto, chiaramente è un atto di Dio e quindi bisogna accettarlo. Immediatamente dopo che cosa è successo? Sitti e Mosca, non è successo nulla. Noi terremotati ci siamo sentiti aggrediti dall'opinione pubblica nazionale come dei farabutti, perché più o meno questo era il termine, e nessuno ha sentito il bisogno di difenderci. Parlo delle autorità locali. Se le autorità locali non hanno avvertito il bisogno di difenderci, va da sé che la protezione civile, quando ha dovuto adottare i provvedimenti, ha detto proprio questo, magari alla fine che è successo? Sono morte 2 persone, ci può dispiacere, questo è il ragionamento chiaramente dell'opinione della protezione civile, perché io non penso che una tragedia possa valutarsi in base al numero delle vittime, anche se purtroppo molto spesso così avviene. Quindi c'è stata questa piccola scossa che ha provocato qualche disagio, nominiamo un commissario per l'emergenza e chiudiamola lì. Man mano che si andava avanti, mentre i terremotati, quindi noi, cominciavamo a chiederci adesso noi che fine dobbiamo fare. E mentre ci facevamo questa domanda eravamo convinti che chi doveva, le amministrazioni locali, stava lavorando per poter ottenere la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione. Poi abbiamo scoperto, dopo un paio di mesi, che l'ultima cosa che passava per l'anticamera del cervello dei nostri sindaci era la nomina del commissario straordinario, perché già avevano deciso, per i motivi che ignoro o che posso soltanto sospettare, che il commissario per la ricostruzione doveva essere nominato tra un anno. Quindi noi abbiamo cercato di darci da fare, chiaramente non avendo il ruolo, i poteri e le funzioni che hanno i sindaci. Quindi abbiamo cercato di interpellare il Presidente della Regione per verificare se era possibile ottenere in primo luogo la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione, in secondo luogo le regole, almeno a grandi linee, per la ricostruzione. Perché come diceva giustamente poc'anzi Luigi, possono anche stanziare 10 miliardi di euro, che lo Stato comunque non ha, ma se non si stabiliscono delle regole per poter ricostruire, come si fa a sapere se bisogna delocalizzare? Io sono contrario alla delocalizzazione, ovviamente, sono cresciuto nel luogo dove ha fatto il terremoto, mi piacerebbe continuare a vivere lì, ma se esistono le condizioni, perché se non esistono le condizioni, me ne voglio andare. Io non voglio stare in una casa dove se si ripete il terremoto corro il rischio che la casa mi crolli addosso. Vorrei avere gli strumenti in primo luogo e se è possibile, ma soltanto come seconda opzione, anche i fondi per aggiustare la casa. Ma l'unica cosa che vorrei evitare e che temo invece possa succedere, che ognuno alla fine per stanchezza, come si diceva prima, provvede a mettere un po' di intonaco al proprio fabbricato perché per stanchezza alla fine non ce la fa più e preferisce ritornare nella sua casa. Io mi immagino uno scenario del genere sia assolutamente da evitare, però al momento è quello più plausibile.
di fronte a quello che è accaduto poi in queste ore rispetto al decreto finanziario fiscale che è stato approvato, anche lì bisognerà capire, d'accordo queste prime cifre, però bisogna, dici bene, bisogna dare delle norme ben chiare per capire effettivamente, uno studio serio che ci dica se stiamo in sicurezza o meno a riabitare lì, oppure se dobbiamo trovare fin da adesso una sistemazione in un luogo diverso, benché ovviamente ci piange il cuore e questo lo capisco perfettamente. Ma vedi, il decreto che è stato fatto in questo ieri, oggi non mi ricordo quando. Oggi pomeriggio è stato approvato al Senato, poi andrà alla Camera. È poca, è parva materia, perché pone semplicemente rimedio a una, se mi consenti il termine, una cazzata megagalattica fatta a metà ottobre, quando dimenticandosi completamente dell'isola d'Ischia, avevano rinviato il pagamento delle imposte soltanto per Livorno, che ha avuto l'alluvione. Certo, per dirti il peso e l'impegno che stavano profondendo i nostri sindaci sul terremoto di. Comunque sul decreto torneremo dopo, perché come dicevo abbiamo anche un servizio che ce lo spiega in larga parte, quindi avremo modo di dibattere anche su quello. Però visto che mi state tirando per la giacca, quella cosa di cui vi ho parlato prima di incominciare, c'è anche quella deliberazione della Regione Campania che è stata pubblicata sul Burk di lunedì, relativa ai fondi del terremoto dell'80, cioè oggi sono stati stanziati l'altra parte dei fondi per quanto riguarda la ricostruzione completa, definitiva delle abitazioni, delle popolazioni colpite dal sisma dell'80, stiamo a 37 anni dopo. Quindi voglio dire, se questi sono i tempi, non ci stupiamo dell'Aquila, Amatrice o di Casamicciola, credo. Annalisa, allora, abbiamo detto tante belle cose, tante le abbiamo accennate, tante le abbiamo rinviate a dopo, però ritorniamo probabilmente adesso a quella sera del 21 agosto, no? Io ho una domanda che ho rivolto un po' a tutti, tranne che a te, allora la faccio anche a te. Dov'eri e come hai avvertito tu il terremoto? Stavo sul motorino, ero appena salita sulla strada che dovevo andare a prendere a mia nipote a Casamicciola, quindi ero quasi ferma per vedere la macchina se arrivava o no, e me ne sono resa conto subito, perché prima dei quattro famosi secondi, ci sono stati due secondi prima dove c'è stato un grandissimo vento e terra che usciva da polvere che usciva da sotto, venendo dai filmati visti di Amatrice, che erano i cacciatori nel bosco, ho avuto immediatamente la sensazione del terremoto, però ho sentito queste tre scosse, prima verso il basso e poi l'alto, e poi questo suono sordo, forte, mai sentito in vita mia, e il mancamento della luce. Quindi sono subito rientrata nella struttura mia alberghiera per vedere che cosa era successo. E veniamo invece nel cuore della discussione che stiamo portando avanti in questo prologo di trasmissione, almeno ad inizio. Allora, diciamo, queste riunioni a Napoli e a Roma, ma sei soddisfatta delle cose che hai visto o sentito in queste due fasi o no? Purtroppo no, perché fortunatamente ce ne siamo resi conto e comunque stiamo cercando di recuperare, però ce ne siamo resi conto molto tardi che eravamo stati dimenticati da tutti, e che nessuno sapeva del nostro terremoto. Non ci dimentichiamo che oggi è uscito il decreto, ma noi fino ad oggi abbiamo avuto un terremoto senza terremotati, perché è la prima volta, credo, che capiti in Europa, che abbiamo un terremoto e a tre mesi ancora paghiamo tasse, ancora abbiamo i bambini che vanno a scuola, all'università, pagando tutto, qualsiasi cosa. Noi non ci hanno tolto assolutamente nulla. Io personalmente me ne sono resa conto di tutto ciò l'8 settembre, perché, non lo so, forse vivo un po' in malafede, forse sono un po' cattiva dentro, qualcuno mi dice, perché le persone sostengono che se dubiti degli altri è perché tu sei capace di fare quello, ma io accetto anche questo. E quindi l'8 settembre, resami conto avendo costituito il comitato e affiancando quindi i sindaci e il commissario delegato, mi sono resa conto che non avevano fatto le richieste di ordinanza per la sospensione dei mutui, per la sospensione delle tasse, e mi chiedevo come mai. E quindi, presa da un momento di sconforto, decisi di andare alla regione e di chiedere tutte queste informazioni. E lì mi resi conto che effettivamente dagli ischitani, dai sindaci ischitani, dalla protezione civile, che corrispondono sempre ai sindaci ischitani, non è arrivata mai nessuna richiesta, mai nessuna richiesta di ordinanza di sospensioni, né di altre cose.
Così vale anche per, come diceva prima Arnaldo, per la richiesta della nomina del commissario straordinario, e così via facendo. Quindi si è tutto rallentato fino a quando poi anche Arnaldo con forse il sindaco Giovan Battista e con altri consiglieri sono andati da Borrelli a chiedere come fare, come non fare, era metà ottobre, e anche lì purtroppo abbiamo scoperto che si era fatto non poco ma nulla, e forse qualcosa che si era fatto anche male. Eppure nel frattempo ricordiamo, io lo dicevo prima con un pizzico anche di ironia e sarcasmo, le processioni dei politici che sono venute su ad assicurarvi di tutto di più, voglio dire i ministri, il Presidente della Repubblica, il leader di Forza Italia, c'è stato anche qualcuno dei Verdi, adesso gli ultimi il Movimento 5 Stelle, oltre che la Chiesa, insomma, vescovo, cardinale, eccetera. Eppure mi dici delle cose che non corrispondono alle cose che ho sentito da questi signori, cioè che garantivano impegno, tutela, intervento e quant'altro. Non mi trovo. Ma io credo che si possano attaccare queste persone che sono venute qui, a parte che possiamo attaccare solo le due o tre che stanno in carica, voglio dire, quindi Mattarella, e Minniti, che è venuto e che, per quanto possa sembrare strano, però ha mantenuto le sue promesse, disse che sarebbe tornato dopo poco, ci ha portato il G7. Con il G7 e l'ha portato, ci ha garantito questo incontro con Borrelli a pochi giorni, io l'ho incontrato durante il G7 e l'ha fatto, ci ha detto che ogni due mesi sarebbe stato qui, ma io quando abbiamo organizzato la manifestazione era proprio quello che mi chiedevo, ma io contro chi devo protestare? Perché per quanto mi riguarda io protesto contro i miei amministratori di Ischia. Perché i miei amministratori non mi possono dire, secondo me hanno fatto anche una brutta figura a mettersi accanto a noi, perché secondo me in quel momento stavano protestando contro loro stessi. Infatti. Perché nel momento in cui, come suol dire sempre Susi, carta canta, la carta non è mai cantata e queste carte non sono mai arrivate né alla regione né al governo centrale né per quanto riguarda la protezione civile, io non posso andare a protestare contro una regione o contro un governo. Quindi voi con questa manifestazione di cui stiamo vedendo le immagini, c'è passato davanti adesso proprio Arnaldo Ferrandino e poi ci sei tu qua davanti al corteo, è stata fatta per quale tipo di scopo? Perché io sentivo gridare, per esempio, tra gli slogan di quella mattina sotto l'acqua e la grandine, sentivo lui che inneggiava al decreto, decreto, tra le altre cose che si chiedevano. Sicuramente, perché poi noi questa manifestazione, esattamente una settimana prima, avevamo avuto un incontro con i sindaci per avere dei chiarimenti e loro avevano preso questo appuntamento alla regione, che non si sa come mai il presidente l'abbia dato prima a una persona qualsiasi, che posso essere io o Arnaldo, chiamando il venerdì avendolo il lunedì, mentre loro lo hanno avuto solo il mercoledì. Che io sappia, perché loro si sono dimenticati di chiamare e quindi hanno chiamato solo il venerdì dopo. Quindi quando noi lunedì siamo stati da De Luca e il presidente ha detto che era con noi, che nello stesso momento in cui noi manifestavamo e chiedevamo il decreto, lui era andato a Roma, andava a Roma a chiedere la stessa cosa, a quel punto noi abbiamo manifestato chiedendo il decreto, però era anche una manifestazione e un invogliamento ai sindaci a svegliarsi un po', perché forse neanche loro hanno capito che c'era il terremoto o che c'è stato un terremoto e che ci sono dei terremotati. Quindi voi la settimana scorsa siete stati a Napoli e poi giovedì siete andati a Roma? Noi siamo andati il lunedì a Napoli da De Luca, ci siamo stati il mercoledì e poi il giovedì siamo andati a Roma. E il mercoledì c'era questa riunione che non riguardava il terremoto, vero Arnaldo? Dove poi sono stati anche ci sono stati anche i sindaci e poi giovedì siamo andati a Roma, che ahimè eravamo gli unici due ischitani. È un fatto grave, secondo me è un fatto gravissimo. Bella la sottolineatura dei soli ischitani presenti. Penso che sia, mi ripeto, un fatto gravissimo, perché questo dimostra la sensibilità che hanno le nostre istituzioni nei confronti di questa tragedia. Perché anche soltanto a fare la presenza, poi uno può restare convinto che la ricostruzione si debba fare tra 10 anni, tra 20 anni, tra 30 anni o dopo le elezioni politiche, ma almeno la presenza.
almeno il conforto e la presenza, sapete, neanche questo. Sapete la curiosità che mi sta venendo adesso, ve la dico in diretta, io non ho ancora verificato, spero di poter avere la possibilità di farlo sul sito del Senato. Oggi che c'è stata la votazione quanto riguarda il decreto fiscale, quindi con l'emendamento che riguarda le nostre cose, chissà, per esempio le forze di opposizione come hanno votato? Quelli che si sono venuti a spendere anche qui da noi, tipo Forza Italia, che hanno detto delle cose a favore, cioè se hanno votato come con il governo o perché si trovavano all'opposizione hanno votato contro sicket simpliciter per partito preso. Chissà, è una curiosità che vorrei togliermi. Ma secondo me hanno votato a favore perché era un decreto che non toglieva e non metteva, per cui... Non c'entra niente la politica, quindi i numeri al Senato poi sono sempre risicati, non hanno voluto fare maggioranza, insomma. Ma votare contro sarebbe stata una cosa assurda, perché... E chiudiamo questo giro con Francesco Di Meglio, visto che stiamo già vedendo le immagini di questa manifestazione. Io ho chiesto di avere la tua presenza proprio dicendo ad Annalisa: voglio quel ragazzo che stava col megafono, che mi sembrava molto animato e motivato. Da dove ti veniva tutta questa motivazione? Dici un po' di te, ecco. Dicevamo terremotato. Dove eri tu il 21 agosto? Cominciamo da lì. Sì, il 21 agosto io ero al mio lavoro in taxi con i miei clienti. Purtroppo all'altezza del topless c'è stata un'esplosione, vedere queste persone che scoppiavano fuori dal topless, dal par topless, in modo anomalo. Ho detto è un attentato, qualcosa, perché avevamo all'inizio il boato, per sentire questo boato, poi il tremolio, alla fine i clienti hanno detto andiamo indietro, siamo tornati di nuovo al loro yacht che stava parcheggiato lì al porto di, ormeggiato al porto di Ischia. Li ho lasciati lì e sono corso a casa, perché già nel frattempo, mentre accompagniamo loro, cercavo di contattare la mia famiglia, anche se era molto difficile, visto le linee telefoniche staccate, intasate, non so che cosa era successo. Comunque alla fine, arrivando a casa, ho trovato uno scenario naturalmente molto grave, perché il palazzo dove noi abitiamo, che è un istituto delle case popolari, delle ACP, gestito dalle ACP, era tutto lesionato, tutto rovinato. Fortunatamente il mio ragazzo Elias, che ha 15 anni, ha avuto la forza di mettere in sicurezza prima le due nonne, perché lui si trovava a Perrone, poi col motorino di correre a casa dalla mamma, salvare la mamma, la bambina di 5 anni e l'altra nonna che stavano sopra. Ancora in casa impaurite, perché avevano paura che la scala era rotta, eccetera, non reggeva. Comunque alla fine le ha portate lui in sicurezza. Infatti quando sono arrivato a casa, dopo essere riuscito a contattarli telefonicamente all'ultimo momento, sono stato naturalmente anche io preso dal panico. Arrivato lì, il ragazzo stava anche in tensione, si è calmato, l'ho calmato, e alla fine siamo stati in giro per tutto il tempo, diciamo, a perdere tempo, perché in casa non si poteva entrare. E veniamo alla manifestazione. Sì. L'acqua e la grandine non ci ha fermati, dico sì, no, perché c'ero anch'io. Sì, diciamo che la manifestazione, io il giorno, la settimana prima abbiamo fatto quell'incontro che diceva anche Arnaldo con il sindaco Giambattista, con Pascale, e io mi alzai e chiesi proprio anche io a gran voce, anche se qualcuno era scettico, che non avremmo trovato nessuno dietro di noi, però io dissi in questo caso verranno tutti quanti, io faremo di tutti quanti il possibile per portare più persone possibile a manifestare sulla strada. Infatti. Perché è quello che è dovuto, e purtroppo io avevo chiesto personalmente al sindaco e anche agli altri presenti, che c'era il vice sindaco di Barano, che questo mi ha sorpreso, c'era anche Pascale, di la loro presenza con tutti i loro consiglieri, con tutte le loro famiglie, insieme a noi, se stavano dalla nostra parte, cittadini. Però purtroppo ho notato che l'unico che si è accodato a noi era il sindaco a metà strada e poi magari il vice sindaco a cammino, poi altri comuni tutti assenti. Cioè noi abbiamo dato la possibilità di capire ancora io quando è sfasciata l'isola. Posso testimoniare, così come è stato fatto già con le immagini, che oltre a quelli che abbiamo già visto, cioè il sindaco Castagna di Casamicciola, c'era il vice sindaco Zavota di Lacquameno, sì, e l'assessore Mario Savio di Forio, più avanti a Piazza Marina ci ha poi raggiunto il vice sindaco di Ischia, il professore Agostino Mazzella. Su questo posso testimoniare, ci sono le registrazioni. Sì. Per quanto riguarda Serrara Fontana e Barano, sto con te, io non ho visto nessuno, a meno che non si fossero mimetizzati da qualche onestamente parte. Quel giorno, penso loro siano testimoni, il vice sindaco dice ma noi siamo d'accordo tutti, assolutamente, tutti quanti, verremmo tutti, assolutamente. Boh, però Annalisa diceva una cosa prima, secondo te, tu sei d'accordo con Annalisa, dovevano esserci o non dovevano esserci? Mettiamoci d'accordo su questo. Lì è stata la dimostrazione che loro non ci sono con noi, noi lì abbiamo avuto la prova tangente che loro non ci sono,
purtroppo noi siamo soli, siamo solo noi terremotati. La domanda è, quelli che c'erano, che ci stavano a fare? È arrivato a questo punto, è strano, perché loro, se c'erano, dovevano trascinare gli altri, come io ho fatto con la mia famiglia, i miei amici, i miei parenti, i miei amici di calcetto. Io ho chiamato uno per uno tutti quanti e li ho chiamati a dare solidarietà, questa volta morale, a noi tutti quanti terremotati. Però protestavano contro se stessi. Arrivato a questo punto, sì, sembra di sì. Bene, allora fermiamoci un attimo per la pubblicità, dopodiché noi torneremo, cominceremo ad andare nel profondo della storia dei soldi stanziati, del famoso decreto, della delibera del commissario straordinario, insomma poi parleremo anche di scuole e alla fine poi c'è la chicca finale. Ma tutto questo lo faremo per gradi, come sempre, dopo la pubblicità. Riprendiamo quindi la nostra trasmissione dopo la pubblicità, stiamo parlando degli effetti del dopo terremoto del 21 agosto e veniamo alle cose di oggi, del pomeriggio, del primissimo pomeriggio al Senato, il decreto fiscale che è stato approvato, i contenuti di questo provvedimento. Adesso poi ne discuteremo con i nostri ospiti in studio. Intanto ascoltiamoci questa scheda di Alessia Pecchiai. Il Senato ha approvato con voto di fiducia la legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017 numero 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Ora il testo passerà all'esame della Camera dei Deputati. Il decreto conteneva inizialmente una serie di misure adottate per andare incontro alle esigenze della provincia di Livorno, colpita lo scorso settembre da una tragica alluvione. Nel corso della discussione in commissione, le misure sono state estese anche ai comuni dell'isola d'Ischia, colpiti dal terremoto del 21 agosto. Il nuovo testo prevede la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari sino al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità in tutto o in parte della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 30 settembre 2018 dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Non è previsto il rimborso di quanto già versato. Inoltre, la legge prevede che i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacquameno colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto, se distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, ma comunque non oltre all'anno d'imposta 2018. I fabbricati, totalmente o parzialmente inagibili, sono anche esenti dall'applicazione dell'IMU a decorrere dalla rata con scadenza successiva al 21 agosto 2017 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre al 2018. Il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2018 la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Per gli interventi di ricostruzione è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2019 e di euro 10 milioni per il 2020. Al fine poi di sostenere la ripresa delle attività produttive, è concesso alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola, Forio e Lacquameno un contributo del 30% della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei 6 mesi successivi agli eventi sismici. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita, confrontando i dati finanziari di 6 mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei 3 anni scelti tra i 5, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il finanziamento prevede un tetto massimo di 10 milioni di euro totali per gli anni 2018 e 2019.
Nel corso della discussione in commissione, inoltre, il vice ministro all'economia, Enrico Morando, ha assicurato che il governo è attualmente impegnato a trovare una soluzione per la proroga dei pagamenti delle rate dei mutui contratti dalle aziende che operano sull'isola. Una misura ad hoc potrebbe essere inserita già nella legge di bilancio attualmente all'esame del Senato. Il Senato ha approvato. Quindi abbiamo sentito un po' nel dettaglio che cosa prevede questo decreto, poi passare alla Camera. Ringraziamo. Io da te volevo ripetere, infatti, perché sei anche dottore commercialista, anche per capire meglio tra tanti tecnicismi che cosa significa, in concreto che cosa di buono c'è in tutte queste cose. Di buono non c'è assolutamente nulla, perché rispetto a quello che ci si aspettava in questa situazione ci hanno dato l'elemosina. Meno di questo non credo che ci potevano dare. Ci hanno trattato da sudditi, hanno detto voi non meritate niente, siete dei sudditi, vi diamo queste briciole, prendetele e ringraziate. Questo è quello che ci meritiamo. Se è vera la notizia che non verrà discusso l'emendamento per quanto riguarda la nomina del commissario straordinario, chi ha brigato perché il commissario straordinario non venisse nominato ha avuto ragione, e purtroppo chi ne paga le conseguenze è chi si trova adesso a convivere con il dramma del terremoto. Forse è meglio che mi sto zitto, perché altrimenti dovrei continuare parlando della gestione dell'emergenza. A chi fa comodo la gestione dell'emergenza? Non certamente ai terremotati. No, tra l'altro tu prima hai detto una cosa che mi sta ancora suonando nella testa. Tu hai detto, capisco perché è stato rinviato, bisogna rinviare l'anno prossimo la nomina del commissario. A chi giova? No, ma mi fai capire cosa volevi dire? Giova a chi vuole gestire l'emergenza, perché è evidente che se la normativa sull'emergenza prevede 6 mesi, prorogabili altri 6 mesi. E di altri 6 mesi. Adesso se io faccio 2+2, nella finanziaria per il 2018 non è previsto nulla per la ricostruzione, vuol dire che nel 2018 di ricostruzione non si deve assolutamente parlare, tutti i fondi disponibili sono soltanto per la gestione dell'emergenza. Quindi i terremotati dovranno essere trattati da pecore per i prossimi 12 mesi e poi, bontà loro, se il governo centrale, il Parlamento o chi che sia, decideranno di nominare un commissario per la ricostruzione, poi stabilire delle regole per la ricostruzione, allora a quel punto se ne riparlerà non prima del 2019 a questo nella punto. Migliore delle ipotesi, infatti questo è poi confermato anche dagli stanziamenti. Ora di tutto questo, a chi dobbiamo ringraziare? Ai sindaci che manifestavano insieme a noi. Quindi è meglio che ci siamo zitti, perché altrimenti uno scantona. Dobbiamo soltanto aspettarci qualcosa di buono nella prossima primavera. Aria di elezioni, vorrei dire. Guarda, non so che risponderti, perché io trovo una cosa talmente ignobile. Comportamento che vedo da parte delle istituzioni, non soltanto locali, ma anche nazionali. Per me è assolutamente ignobile questo comportamento. Non ha nessun motivo di essere. In nessuna parte del mondo i terremotati sono stati trattati in questo modo ignobile. Non lo so fino a quando dovremo avere pazienza e sopportare tutto questo. Onestamente, se ne cadono le braccia, dico, ma noi viviamo in uno stato di diritto o in uno stato di dritti? Veramente si fanno delle guerre politiche sulla pelle dei terremotati. Tutto questo io lo trovo letteralmente schifoso. Sulla stessa scia mi piacerebbe innestare Annalisa con rispetto degli altri due ospiti, visto che mi pare, ecco, io vi ho chiesto in tandem di venire a questa trasmissione proprio perché state seguendo in tandem tutti gli incontri, per cui sapete anche, avete guardato negli occhi i parlamentari, avete guardato negli occhi De Luca, quindi siete stati nei palazzi che contano, quindi anche su queste considerazioni amare di Arnaldo, cosa ti senti di aggiungere, Annalisa? Se c'è qualcosa da aggiungere. Veramente mi sento, abbiamo appreso pochi minuti fa che forse l'emendamento per la nomina del commissario non viene neanche preso in esame, e quindi è veramente sconfortante, veramente mi cadono le braccia, veramente sono delusa e indignata dal comportamento di tutti, a partire dai nostri sindaci fino all'alto. Mi diceva D'Arnaldo, non si possono trattare le persone così. Ma quello che mi fa più male sono tutte le scelte fatte, perché è inutile che ci giriamo intorno, non hanno azzeccata una. E io non posso più non farmi una domanda se l'hanno fatto in buona fede o no,
perché io sono stanca di chiedermi queste cose. Io so solo che loro il 28 agosto hanno chiesto uno stato di emergenza blando, hanno avuto un commissario delegato e 7 milioni di euro come se non fosse accaduto assolutamente nulla. Il 28 di agosto il nostro sindaco, che a me personalmente non rappresentava e non rappresenta, né come cittadina né come non terremotata o terremotata, al 28 agosto addirittura fa un'ordinanza dove dice che non si avvale dei vigili del fuoco e dei militari, ma delle ditte private. Oggi, apprendendo che non avremo il commissario straordinario, questa ordinanza non si potrà cambiare e noi saremo così, tra le macerie, senza poter aprire neanche le strade principali della zona verde per sempre, perché non arriveranno i soldi che non possiamo adoperare, perché i primi soldi verranno stanziati nel 2019. Evidentemente anche questo, io forse 2 più 2 lo sappiamo fare, perché evidentemente hanno ragionato come volevano i nostri sindaci, perché poi non ci dobbiamo nascondere, caro Arnaldo, che i nostri sindaci, in presenza nostra e di altre persone, hanno detto che noi diciamo solo puttanate e che loro hanno bisogno di aspettare le elezioni e che del decreto se ne parlerà a dicembre 2018. L'hanno avuta vinta significa che noi possiamo mettere una bella croce sopra le attività produttive, sopra le nostre case e andare via, perché noi non possiamo entrare neanche a casa, perché le ditte, giustamente, non avendo i soldi, hanno sospeso i lavori. Significa che potremmo dire addio anche alle scuole, perché anche le scuole sospenderanno i lavori, perché le ditte sono private. E questo ce lo deve spiegare Giovan Battista Castagna, perché ha fatto questa scelta. Anche perché dagli errori si impara. È vero che non abbiamo avuto un terremoto, però è anche vero che l'Aquila metà è costruita e metà no, perché a un certo punto fecero la scelta di mandare via i militari e i vigili del fuoco e da quel momento in poi le macerie non sono state più toccate. Quindi mi deve spiegare come mai questa cosa è successa a Casa Micciola, come non può prendersi le responsabilità, come non si può mettere in discussione una persona, un sindaco e un capo della protezione civile che su una, 10, 100, 1000 cose ha ottenuto zero e in alcuni casi ha ottenuto anche meno di zero. Poi il decreto che è uscito parla di sospensioni, unica rata nel dicembre 2018. Questi sono emendamenti che si usano per gli alluvioni. In tutti i terremoti, quando sei in zona rossa e anche in zona verde, hai un'inagibilità di un'attività, di una cosa, io non posso pagare qualcosa di cui non ne usufruisco e non ne potrò usufruire. Beh, c'è l'annullamento, non c'è la sospensione. Perché queste cose le devo scoprire io, non le deve scoprire un sindaco, un avvocato, un qualcuno? Perché queste cose le dobbiamo dire noi? In questo decreto, dove il signor Borrelli, il signor Giovan Battista Castagna e il signor Giacomo Pascale avevano scritto 8 punti, ben scritti e ben che sono registrati, dove c'era il primo punto, era la nomina del commissario, dov'è? Sì. È sparita questo. La famosa lettera a cui facevo riferimento io prima. Insomma. Tre martedì fa hanno fatto questa lettera, l'abbiamo scritta, li abbiamo aiutati per i nostri interessi, perché veramente eravamo sconfortati. Questa lettera il giorno dopo è partita per il signor Silvio Berlusconi e non è andata a Padova. Queste sono cose gravi. Queste sono cose gravissime, perché io in questo momento apprendo una cosa del genere e apprendo anche in poche ore fa che Giacomo Pascale ieri è stato a Roma, ma non è stato a Roma a parlare per vedere di far approvare questo emendamento, ma per assicurarsi sempre in un futuro, chissà, forse un eventuale condono, un eventuale questo, un eventuale quell'altro. Non può chiamare a noi del comitato e dire: ah, siete contenti, finalmente avete avuto la sospensione. Caro Giacomo, impara a leggere due carte, impara a leggere che ti hanno dato un decreto di fessi, impara ad essere indignato da questo. Io sento tanta indignazione, veramente, Luigi, stasera, nelle parole degli amici, sia Arnaldo che Annalisa, immagino anche Francesco tra poco. Tu che cosa ne pensi? Un po' fuori dal coro, ma comunque hai osservato, sei stato lì, ci hai messo le mani nelle macerie, hai visto, quindi puoi dire tranquillamente se hanno ragione o torto queste persone ad indignarsi così. Sei stato anche amministratore comunale, ricordiamolo, quindi bene o male le carte le hai viste, sai di che cosa parliamo. Ma io
Onestamente questo film già lo vedevo dall'anno scorso, me lo sono visto davanti agli occhi già quando ho vissuto questi giorni ad Amatrice, ad Arquata, all'Aquila, in Emilia, e più volte abbiamo anche, voglio dire, scritto sui giornali, su interviste, abbiamo detto guardate che stiamo dormendo, facciamo attenzione perché quello che si vede in TV è una cosa, quella che è in realtà è un'altra cosa. Quello che stanno esternando oggi Arnaldo, la signora Iaccarino, insomma, è condivisibile, voglio dire, in pieno, non fa una grinza. Però, diciamoci la verità, un sisma è un qualcosa, è un evento inaspettato, però dall'altro lato c'è anche la impreparazione delle amministrazioni. E questo l'abbiamo anche detto più di qualche mese fa. L'anno scorso dicemmo preparatevi con i piani di emergenza, con i piani di evacuazione, perché sono quei strumenti e quei piani che vi danno la possibilità, insomma, di organizzarvi e di accelerare le varie procedure. Sicuramente non saremmo oggi arrivati a iniziare la ricostruzione, ma forse qualche passo in più sicuramente potrebbe essere stato fatto, insomma. I problemi sono molti, a partire dal decreto che ci hanno messo a disposizione, che sicuramente saranno briciole, non c'è dubbio. Però, ripeto, tutto parte da una regolamentazione del territorio. Quindi, se non vediamo a breve una nuova norma che ci consente di capire come dobbiamo andare a ricostruire, noi resteremo 10 anni così, 20 anni in questo modo. Sì, perché paradossalmente parlano di interventi di ricostruzione, parlano di soldi, ma non si capisce, come dicevi anche prima, secondo quale regola, quale tipo di norma. Io molte volte in ufficio mi faccio dei ragionamenti da solo, proprio sembro un mezzo scemo, no? E dico sì, ma sti soldi che arrivano, no? Uno che ha l'abitazione condonata, o col primo, col secondo condono, ma ce li danno o no? Allora da un lato dico no, forse non c'è danno perché l'abitazione essendo condonata non è prevista. Dall'altro lato poi mi viene in mente un'altra cosa, dico ma scusa, ma se la regione in questo specifico momento sta erogando soldi con un finanziamento sulla competitività 2.4 e però non menziona, cioè non entra nel merito se il fabbricato è oggetto di condono o diciamo è legittimo, comunque li sta erogando, allora li può dare. Quindi alla fine la risposta qual è? Resta al 50-50, insomma. No, io aspetto la risposta. Aspetti la risposta. L'aspetto. Ascoltiamoci anche Francesco Di Meglio in questa scia. Allora tu immagino che ti aggiungerai alle voci accorate, ma preoccupate, ma indignate di Arnaldo ed Annalise. Assolutamente, siamo rovinati da queste notizie perché effettivamente è quello che non ci aspettavamo. Poi non riesco a capire come danno dei soldi per la ricostruzione già nel decreto senza un commissario che li deve gestire. Chi li gestirà? Questa è una delle mie domande. Io penso doveva essere prima di tutto date le regole, come dicevamo noi, come chiedevamo noi durante la manifestazione, e poi naturalmente un commissario che doveva gestire e doveva organizzare anche quali regole migliori erano per l'isola di Ischia, visto il nostro paesaggio, visto l'isola e anche vista l'importanza dell'isola di Ischia, perché onestamente se siamo un'isola diciamo non piccolina, siamo un'isola molto importante, siamo l'isola di Ischia, penso che siamo uno dei luoghi che ci invide tutto il mondo a livello internazionale, perciò onestamente questa sembra una grande figuraccia che faranno tutti i politici che sono passati di qua, a partire da Berlusconi, 5 Stelle, chi ci verrà ancora, chi ci viene ancora, Mattarella stesso, tutti quanti onestamente stanno facendo una bruttissima figuraccia, perché onestamente trattare così un'isola, perché Casamicciola, ok, stiamo dicendo sempre il problema principale forse è stato l'inizio, dopo il terremoto abbiamo cercato di mascherare il terremoto, questo è stato uno degli errori delle nostre amministrazioni che hanno detto non è successo niente.
non è successo niente di grave, invece purtroppo era successo un terremoto. Io comunque ho idea che la prossima campagna elettorale per le elezioni politiche si svolgerà a Piazza Maio. Ho questa sensazione, che verranno in diversi, continueranno a venire a chiedervi il voto da una parte all'altra. Sicuramente ci saranno tutti i salvatori della patria. Questa è una questo delle cose li abbiamo più già visti, sì. Li abbiamo già visti, quindi non mi sorprenderò. Non salveranno assolutamente nulla, perché il fatto che dobbiamo aspettare a dicembre prossimo non è che ci cambia nulla, è quello che ci ha completamente fermato. Poi volevo fare una domanda al geometra, visto che è stato ad Amatrice, è stato ad Arquata, posti dove siamo stati anche noi per Coppa Renzo, terremotata a destra e a manca. E praticamente io dico, lì è tutto fermo, siamo d'accordo anche che però dopo 40 giorni avevano un decreto legge DOC, siamo anche d'accordo che dopo 4 giorni non hanno pagato mai più una tassa, un imposto, un tributo, annullati completamente, fino a 30 km intorno, nessun cittadino non ha avuto un'abitazione decente, nessun cittadino va a scuola e paga, non pagano tasse, non pagano fino all'università, ti puoi trasferire con un'attività produttiva anche all'estero e ti danno i soldi, ma voglio dire, e sono coinvolte 4 regioni, e l'ultima scossa l'hanno avuta a maggio, e altre hanno avute adesso, come lei ben sa, quando supera la scossa i 4 gradi, caro Giometra, si riparte, devono stare fermi per altri 3 mesi, datecele a noi quelle regole dopo 40 giorni, vediamo se ricostruiamo o non ricostruiamo, vediamo oggi dove eravamo. La mia indignazione è questa, quando lei parla del condono o del non condono, io non voglio costruire, io voglio delle regole, io non voglio che un geometra mi venga a dire che c'è la possibilità che in zona verde io devo aggiustare, io non voglio aggiustare, caro geometra, perché io voglio una riqualifica, perché io il 22 mattina mi sono chiesta se potevo stare in quella struttura alberghiera nella mia casa. E ce lo siamo chiesti, abbiamo detto si può delocalizzare, no, non si può delocalizzare, si può ricostruire, sì, si può ricostruire, si ricostruisce sulla faglia di Sant'Andrea, si ricostruisce in Giappone, si può ricostruire sull'acqua, sulle terme della Rita. Abbiamo detto sì, il passo dopo qual è? Facciamo una legge, chiediamo un decreto, perché dobbiamo essere così? Perché dobbiamo avere degli amministratori pagliacci? Perché dobbiamo essere gestiti da terze persone che a loro volta vengono gestite da altre persone? Perché io terremotata devo stare qui a parlare di politica, a parlare di elezioni, a parlare di destra, di sinistra? Perché chi mi rappresenta, i 6 sindaci, senatori, ex senatori, non sono stati in prima linea? Perché non stanno qui oggi ad essere indignati? Le chiedo scusa se no, c'è nel senso le faccio una domanda, perché lei mi parla. Non ho ancora capito la domanda. No, nel senso magari avessimo avuto, quando lei dice pensiamo al condono, qua l'Amatrice è stata. Magari avessero imparato da loro. No, vabbè, il problema è un po' diverso, voglio dire. Rispetto ad Amatrice noi siamo in una condizione completamente più sfavorevole. Molto più sfavorevole. Allora, io ho fatto un passaggio iniziale, ho detto c'è la inesperienza e la impreparazione delle amministrazioni ad affrontare il problema dell'evento sismico. Accompagnato con la supponenza però, perché cose poi, perché quando uno richiama sugli errori una volta, 2, 3, 10, 20 e 50, poi quando ci hanno sempre detto non vi preoccupate, abbiamo la situazione sotto controllo. Ma a questo punto la domanda è, ma sei sicuro che è una questione di ignoranza? Non lo so, l'ha detto prima lei. Non lo sappiamo se è una questione di ignoranza oppure è voluta. Fatto sta che è un dato di fatto incontrovertibile. Siamo stati trattati da terremotati di serie gn, perché altrove i decreti li hanno fatti dopo 15 giorni. Quindi io mi aspetto che i due sindaci, se hanno un minimo di dignità, si vanno a dimettere. Se non sono capaci di controbattere queste manovre, tu mi guardi, io capisco perfettamente, però si dovrebbero dimettere. O se non si dimettono loro, dovrebbero cercare i cittadini di farli dimettere, perché non è assolutamente concepibile un fatto del genere. Cioè accettare passivamente essere trattati, che i propri concittadini siano trattati come delle pecore. Intanto, giusto per fare un passo avanti da questa situazione, i primi soldi sono stati spesi. Quelli certi che c'erano, i 7 milioni, sono stati spesi, sono stati stanziati. C'è questa famosa ordinanza numero 7 del 3 novembre del commissario Grimaldi, che ha stimato il piano di interventi pari a circa 25 milioni e mezzo di euro che ci volevano per fare una serie di operazioni, eccetera, eccetera. Di questi 25 milioni e mezzo, dice Grimaldi, noi ne abbiamo solo 7. Come li spendiamo? E allora ha diviso tot per questo, tot per questo e tot per quest'altro. Incominciamo da questa scheda, poi qualche altra cosa ve la aggiungo strada facendo. Sentiamo.
Terremoto. Il commissario all'emergenza Giuseppe Grimaldi, con l'ordinanza numero 7 del 3 novembre scorso, ha approvato il piano degli interventi urgenti da realizzare a seguito del sisma del 21 agosto nei territori di Casamicciola, Laccoameno e Forio. L'importo complessivo del piano è di poco oltre 25 milioni e mezzo di euro. Il piano però può contare in questa fase solo di una copertura economica di 7 milioni di euro, quindi si è deciso di procedere secondo un ordine di priorità tenuto conto delle esigenze di assistenza e ricovero alla popolazione. La cifra è stata quindi così suddivisa: circa 3 milioni e 900 mila euro come contributo per l'autonoma sistemazione ed il pagamento delle strutture alberghiere, copertura garantita fino al 25 febbraio 2018. Circa 2 milioni e 114 mila euro per le disposizioni del Ministero dei Beni Culturali, di cui 1 milione per chiese ed aree archeologiche danneggiate. Qui il danno maggiore è calcolato per la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, dove ci vorranno 260.000 euro per la messa in sicurezza, puntellamenti e messa in sicurezza dei beni storico-artistici. Circa 976.000 euro per gli interventi necessari realizzati dagli enti nella fase di prima emergenza, volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'attività di soccorso, l'assistenza ed il ricovero della popolazione colpita dall'evento sismico. Dei 7 milioni, ad esempio, circa 400.000 euro occorreranno solo per il trasporto scolastico degli alunni di Casamicciola fino a fine anno scolastico. Per quanto riguarda le scuole, 41.800 euro per i lavori di somma urgenza presso il plesso scolastico San Severino al Viale Paradisiello, 211.000 euro per i lavori al plesso dei Gasperi di Perrone, 71.000 euro per l'emergenza riscontrata presso il Piemonte della Misericordia ed il plesso Manzoni. Tutti gli interventi sono analiticamente e dettagliatamente riportati in apposite schede che contengono anche le cifre stimate. Gli interventi inseriti in questi elenchi, precisa il commissario Grimaldi, non costituisce automatico riconoscimento della spesa, che sarà erogata all'esito dei controlli e della rendicontazione che sarà attivata con singole procedure. Ho visto storcere un po' varie facce durante questa scheda. Arnaldo, cos'è che ti lascia perplesso di questi numeri, di queste cifre? A me mi lascia perplesso al di là dei numeri, mi lascia perplesso il comportamento. Cioè, spiegami, perché il 28 agosto il sindaco fa delle somme urgenze che sicuramente avranno una motivazione valida, però dovrebbe spiegarlo con dovizia di particolare, dovrebbe spiegare perché il giorno prima che venisse nominato il commissario per l'emergenza ha deciso di fare delle somme urgenze e soprattutto perché ha deciso di affidarle ai privati e soprattutto perché ha deciso di fare a meno dei vigili del fuoco. Queste cose che sembrano delle parva materia e che invece poi danno adito a riflettere, a pensare, a fare cattivi pensieri, il sindaco lo dovrebbe spiegare con dovizia di particolari. Dovrebbe dire perché, contrariamente a quello che ha fatto il suo omologo di Laccameno, ha deciso di fare queste somme urgenze affidandole a ditte private, perché se uno va a leggere quell'elenco trova delle somme urgenze che hanno la stessa cifra, tre somme urgenze, hanno la stessa cifra, ancorché si tratti di tre ditte e tre interventi diversi. Cioè, è un mistero gaudioso, un mistero di Parigi. Qualcuno lo venisse a spiegare perché, lo dovrebbe spiegare innanzitutto lui. Non è che siccome l'ha fatto dobbiamo fare un atto di fede, è tutto perfetto e va tutto benissimo. A proposito dei Vigili del Fuoco, mi hai sollecitato questa cosa e te la rendo così, sì. Te la rendo pubblica a tutti i presenti. In una di queste schede famose, di cui alla ordinanza di qui sopra, intervento nella prima fase di emergenza volto ad assicurare il soccorso, assistenza e ricovero alla popolazione, trasporto persone e mezzi, sistemazione logistica, manutenzione automezzi, carburante, missione e fitto. Questo per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dal 21 agosto al 15 settembre, 375.000 euro. Dal 16 settembre al 30 novembre, 413.000 euro. Totale, 800.000 euro circa. Sì. I Vigili del Fuoco. Sì. Oh, ecco. No, giusto per dire quanto costano e sono costati i Vigili del Fuoco. C'è da fare una riflessione. Il discorso è questo. Adesso abbiamo 7 milioni. Alle ditte private sono state riconosciute 800-900.000 euro, adesso la cifra 900.000 euro, perfetto. Quindi è semplicemente il 20% del lavoro che hanno fatto. Ora, immaginiamo che questo lavoro, invece di farlo le ditte private, l'avessero fatto i Vigili del Fuoco. Probabilmente l'avrebbero completato, perché essendo un organo dello Stato, a differenza dei privati,
possono anche continuare a lavorare anche se non riscuotono per intero, perché percependo il 20%, l'altro 80% quando sarà disponibile probabilmente l'avrebbero percepito. Le ditte private questo ragionamento non lo fanno, per cui i lavori non a caso sono bloccati. Non so se è chiaro il ragionamento. Sì, poi se ci mettiamo pure quello per quanto riguarda le chiese e i beni culturali, poi andiamo in un altro capitolo, sì, insomma. Capito, però se si sceglie di, se si scelgono le ditte private, o una delle argomentazioni valide e incontrovertibili, e le viene a spiegare, ho capito, è chiaro che ed è una domanda che rifaremo sicuramente alla, a chi di dovere, ai sindaci, che, anche se la domanda mi sembra retorica. Conosciamo già la risposta. La domanda non è per niente retorica, mi aspetto una risposta perché puntuale, se, perché se non c'è una risposta puntuale uno comincia a fare 10.000 pensieri e posso garantire che è meglio che il sindaco le dà queste risposte puntuali e precise, perché altrimenti sai la gente che cosa pensa? Comincia a pensare male, e pensare male su un, una tragedia come il terremoto, penso che sia una delle cose peggiori che che i cittadini possano fare. Quindi è meglio per il sindaco se dà delle risposte chiare. Tra l'altro, come dicevamo, anche la questione delle chiese. Tu, Luigi, ti sei trovato a fare delle verifiche alle chiese colpite dal terremoto o no? O solo in case private? No, ho fatto degli edifici pubblici, scuole, tra cui scuole, il comune di Casamicciola, ma chiese no. Non ti è capitato di andare a Punta Chiarito, eh? A fare il bagno, forse sì. No, all'area archeologica di Punta Chiarito. No, no, perché tra l'altro... Sarei incompatibile perché sono residente a Forio, quindi... Nella scheda di interventi di interventi messi in sicurezza dei beni culturali, dove ci sono le chiese, ad un certo punto leggo su Forio l'area archeologica di Punta Chiarito messa in sicurezza con opere di ingegneria naturalistica, 70 giorni, 80.000 euro, zona inagibile. Questo compreso nel milione di euro destinato a questo capitolo, a questa scheda. Questo esce fuori probabilmente dagli accertamenti. Se tanto mi dà tanto, prima dicevamo un episodio localizzato a Casamicciola, no Francesco? Sì. Se tanto mi dà tanto, se Punta Chiarito è nel territorio lì a Panza, ai confini di Forio, allora il terremoto non è stato solo a Casamicciola, è stato un terremoto isolato, anche a Forio si è sentito, sì, fino a Panza, figuriamoci un po'. Io se ci sono stati gli effetti anche lì. Io fino a settembre-ottobre sono passato da Punta Chiarito, però lavori in corso non ne ho trovati, perché è una delle mie tappe per mostrare benissimo l'isola ai miei clienti ed è una delle tappe fondamentali, perché è un piccolo angolo di paradiso, come diceva, si va a fare il bagno a Sorgeto e lì manutenzione eccetera non è che ho notato più di tanto. Io entro addirittura fino all'hotel Punta Chiarito. Sei passato con i tuoi clienti, che so, alla chiesa di Santa Lucia a Monterone o che so a Santa Maria di Loreto al centro di Forio o alla chiesa parrocchiale di San Sebastiano lì in pieno centro a Forio, ma una lavori in di corso Francesco, sì, quello mi è capitato di passare verso queste chiese, io almeno ecco lavori o andare ho messo in sicurezza non ne ho o visto o Via Bocca la chiesa di San Domenico sempre lì in territorio foriano, difficilmente purtroppo ci sono passato. Sono tutte chiese agibili o agibili con provvedimenti B. Caro geometra B. Tranne una che è inagibile, che è la chiesa di San Michele Arcangelo, detta del Purgatorio, su quella, sulla statale, su quella, non c'è dubbio, su quella invece. Non c'è dubbio, quella è inagibile, di questo comunque, lo sai da Foriano, lo sai di lo si vede dalla strada che è inagibile, non c'è bisogno nemmeno della protezione civile. Però voglio dire, questi hanno avuto degli stanziamenti, tra l'altro non vedo manco una chiesa di Lacquameno in questo elenco, ci sono tutte le chiese di Casamicciola, anche la chiesa di Sant'Antonio che è aperta, quella vicina al cimitero, dove per esempio sono stati fatti lavori di messa in sicurezza, cerchiatura, caro geometra, e tiranti della vela campanaria per 25.000 euro. Quindi voglio dire, è interessante questo anche capire... Questo è il risultato della bontà degli accertamenti AEDES dei soggetti che hanno operato sul territorio di Forio, per cui voglio dire si deve prendere atto di quello che c'è scritto in questi... in questa modulistica e da lì sono emerse queste somme stanziate ovviamente senza verifica. Certo, mi correggo, una di Lacquameno c'è la chiesa dell'Annunziata a Lacquameno, quindi voglio essere corretto. No, beh, è interessante questa cosa di Punta Chiarito, perché voglio dire è curiosa. Arnaldo, tu come te la spieghi questa presenza di Punta Chiarito? No, me la spiego. Non te la spieghi? Sempre come domanda retorica, in risposta no, retorica. Non te la spiego e neanche mi applico. No, no, sbaglio ad applicarmici. Voglio dire, di fronte a delle cose che sono assolutamente incomprensibili, per me Villa Chiarito è semplicemente una goccia nel mare.
Quindi adesso praticamente abbiamo avuto questi 7 milioni, a 25 quanti ne avanzano? 18? Dovremmo trovare altri 18 milioni per apparare tutte queste cose che sono scritte qui, giusto? Sì. Se tanto mi dà tanto, a conti fatti il conto della serva è questo, giusto? Da dove li prendiamo? Bisognerebbe fare un altro stanziamento o li prendiamo da quelli stanziati in queste ore? Io penso che escono perché li mette a disposizione la Protezione Civile, perché nel momento in cui, sempre per l'emergenza, perché nel momento in cui non dettano le regole per la ricostruzione, è evidente che vogliono gestire l'emergenza. E sarebbe da sciocchi pensare che vogliono gestire l'emergenza con i 7 milioni che ci hanno speso. È evidente che ci saranno dei fondi per l'emergenza. Su questo vi posso scommettere qualsiasi cosa. Ci sono poi i 6 milioni del MIUR. Parleremo di scuole tra poco. Di scuole parleremo anche perché vi farò ascoltare il dirigente scolastico regionale che cosa ha detto la Francese l'altro giorno qui da me intervistata. Ma lo facciamo come sempre, se avete la pazienza stasera, voi i nostri telespettatori, di attendere giusto un attimo per quanto riguarda la pubblicità. A tra poco. Riprendiamo quindi questa nostra chiacchierata con gli amici sulla questione terremoto ed oltre. Ormai si è capito che i tempi sono lunghi, stavamo parlando di cifre, di soldi e prima della pubblicità abbiamo accennato e dato il là a questo segmento per chi ci ha seguiti fin dall'inizio. Stavolta in questo momento parleremo di scuole. Che fine faranno queste scuole, i ragazzi che stanno facendo i doppi turni in giro per l'isola? Incominciamo ad andare per gradi, facciamo un commento a queste che sono le dichiarazioni del dirigente scolastico regionale della Campania, Luisa Francese. Sentiamo. Settimane delle strutture scolastiche dopo il sisma del 21 agosto sull'isola d'Ischia e nella fattispecie nei due comuni interessati dal terremoto. Dottoressa Francese, a che punto siamo? Che cosa di concreto possiamo aggiungere alle tante cose già dette, soprattutto ai ragazzi? Allora, noi dobbiamo, al di là del tanto parlare, io dico dobbiamo avere i fatti. La realtà è che in questo momento, perché io sono una pragmatica e come tale dobbiamo andare proprio al concreto, in questo momento non ci sono mancano le strutture, però questo non ci deve far distrarre da quello che i ragazzi hanno diritto di avere, e cioè hanno diritto di avere l'istruzione e la formazione. Quindi dobbiamo fare in modo, e lo stanno facendo i dirigenti scolastici, i docenti, i sindaci, si stanno organizzando in modo tale che da dare almeno il minimo, diciamo, a questi ragazzi. Però noi dobbiamo guardare al massimo quello che loro devono avere, per cui tutti insieme dobbiamo fare in modo che i responsabili delle strutture, quindi sindaci per la loro parte, città metropolitana, quanto prima intervengano per dare le dovute strutture al territorio. E se questo prende tempo, ci vuole tempo, fare la ricognizione e fare in modo che si trovi una risposta alternativa. Infatti si parla tanto anche di probabili prefabbricati, di cittadelle da istituire chissà dove. Ma chissà dove, non è, certamente dobbiamo anche sacrificarci per un periodo, perché non è che abbiamo la bacchetta magica e la scuola sorge dal nulla. Ovviamente se ci sono delle difficoltà tali non sanabili e quindi ci vuole più tempo, noi ne dobbiamo prendere atto, e se dobbiamo sacrificare altre cose, ma lo sacrificheremo, però garantiamo almeno è che i ragazzi abbiano un luogo dove andare. In tutto questo è importante il ruolo del Ministero, che ha già fatto il suo stanziamento, però attende progettazioni. Il Ministero c'è, i fondi ci sono, dobbiamo vedere in che modo e come fare per mettere in atto tutta la strategia. Insomma, Annalisa, che te ne pare? Io credo che è un grosso problema quello della scuola, che purtroppo ci rifacciamo sempre alla questione anche dell'emergenza, perché non so perché all'improvviso sono stati sospesi i lavori sia a Perrone che al Mattei, perché nel momento in cui... Saranno finiti i soldi? No, se ci fossero stati i vigili del fuoco il problema non ci sarebbe, perché loro continuano avendo un impiego statale. Ma indipendentemente da questo, credo che adesso, avendo il problema, i moduli è la cosa
assolutamente non da fare, indipendentemente da una persona se può essere d'accordo o no. Mi spieghi perché l'avversione al modulo, al prefabbricato, da dove nasce questa vostra, che non è solo tua, ma mi pare di aver capito un po' di tutte le mamme, un po' di tutti i genitori di casa Micciola, avete questa avversione rispetto al modulo, al prefabbricato? Un po' per i posti scelti e proposti. Il primo era stato proposto addirittura il parcheggio dell'ANAS. Io non credo che qualche mamma voglia mettere i bambini a mare, a meno che non voglia farsi un bagno. E la seconda era il Mortito, dove il parcheggio del Mortito, dove c'è il pericolo della frana, dove già c'è stata. E il terzo è il campo sportivo a Casa Micciola, dove tutti quanti effettuano calcio, c'è il calcio dai bambini di 3 anni fino alla squadra che penso che abbiano su una ventina di anni. Ma non è quello, il problema che forse la dottoressa francese non conosce è che a Ischia, nel momento in cui mettiamo i moduli, metteremo i moduli da gennaio di quest'anno fino a giugno, perché a settembre tutti i bambini sarebbero iscritti, chi a Ischia, chi a Barano, chi a Laccameno, chi a Serrara. Quindi tu dici già ci sarebbe questa emigrazione verso altre realtà. Certo, perché nel momento in cui tu mi dai una sede oppure mi fai fare i doppi turni, io sono più ai doppi turni a sacrificarmi che ai doppi turni e non ai moduli. Perché tu così perdi le scuole, perdi i ragazzi, a settembre avevi i ragazzi iscritti tutti in altri istituti. Però Annalisa, io ricordo che noi la scorsa settimana con Susi abbiamo ascoltato e commentato le dichiarazioni della direttrice Conti di Forio, sì, che diceva no ai doppi turni in eterno, quindi dall'anno prossimo lei escludeva la possibilità di continuare con i doppi turni, dal prossimo anno scolastico. A parte che ci sono anche degli edifici che si possono prendere, io ricordo quando eravamo ragazzi si andava a scuola in alcuni alberghi, quindi non vedo come non poterlo fare facendo dei lavori. Naturalmente loro hanno questi 6 milioni, il MIUR, che è proprio per la ricostruzione delle scuole. Io voglio sapere perché, anche dalla francese, come mai non si sbloccano e non iniziano subito i lavori per il De Gasperi, per la scuola della Sentinella, per il Manzoni. Io trovo semplicemente che la scelta dei moduli, indipendentemente da tutto, sia sbagliata, perché porterà i bambini a spostarsi negli altri comuni. Perché io come mamma, se devo portare a mio figlio sul campo e dentro i moduli, sicuramente lo iscrivo ad Ischia o all'Acquameno o in un altro comune. Tra l'altro, chi parla tanto di questi moduli evidentemente non c'è mai stato, e ci sono state e non sono così belli come dicono. Quindi escludi, però sei favorevole, ti dici favorevole ai doppi turni, in effetti. No, io penso che sia il male minore in questo momento, cercando naturalmente e combattendo il prima possibile per avere almeno il De Gasperi, almeno i doppi turni li facciamo a casa nostra e non diamo fastidio più agli altri comuni. Poi ritengo che comunque i sindaci debbano prendersi delle responsabilità, anche i sindaci che non sono stati colpiti dal sisma, come per quanto riguarda di fare una lotta e di prendere il polifunzionale. Iniziamola ad aprire, andiamoci dentro, vediamo, facciamoci attaccare noi dagli altri, non difendiamoci sempre. Per quanto riguarda il discorso del De Gasperi, poiché ricordo un'intervista che ho fatto a Castagna, al sindaco Castagna qualche settimana fa, e lui mi diceva che nell'immediatezza c'era la possibilità di rimettere a posto il De Gasperi da una parte e il Mattei dall'altra, a seconda delle amministrazioni, quella comunale e la città metropolitana. Io sto girando e rigirando con questa ordinanza in mano per tutta la sera, ormai da stamattina che me la sto sciroppando, come diceva Luigi Patalano, e parlo da solo anch'io in realtà. E vi sottopongo questa lettura della cosa. Avete sentito, nel servizio facevo riferimento ai lavori del De Gasperi. Lo rileggo perché qui prevede la somma di 211.720 euro per i lavori di somma urgenza riscontrata presso l'edificio scolastico di Corso Luigi Manzi denominato De Gasperi. Solo che c'è, mentre per gli altri porta due date, qua c'è una sola data, cioè 28 agosto 2017, e sotto qua c'è una NP puntato, che significa non pervenuto, Arnaldo. Questo, no? E poi c'è un numerino, un 1, che richiama ad una nota, e che poi dice intervento da sottoporre ad ulteriori approfondimenti e verifiche istruttorie. Quindi per questo probabilmente sarà stato congelato l'intervento, perché c'è bisogno di un'ulteriore istruttoria, di un ulteriore adempimento, non so se di natura tecnica o burocratica, non ho idea, aiutami in questo. Quando semplicemente le ditte non vanno più a lavorare. Quando prima facevo delle domande che potevano, tu hai detto, sembrare retoriche, in realtà erano domande molto semplici che richiedono delle risposte altrettanto semplici, non ci vedo nulla di strano. Per quanto riguarda i doppi turni, capisco che chi ha il problema a casa Micciola è favorevole ai doppi turni piuttosto che ai moduli. Capisco anche gli altri comuni che in uno slancio di generosità hanno detto va bene i doppi turni, ma sia chiaro,
fare in un ambito molto limitato di tempo, sia chiaro, i disagi li prendono tutti i ragazzi di Casamicciolo, questo è successo soprattutto nel comune di Ischia per quanto riguarda le scuole di Ischia, altrove per esempio so che i bambini sono stati accolti con una sorta di festa, mi dicono per esempio che la scuola di Panza ha accolto i bambini di Casamicciolo dell'Accamino facendo loro una festa, facendoli sentire a casa, cosa che non è avvenuta altrove. Ora tu immagina dei bambini che già vivono un trauma. Poi vanno in un... Vabbè, già per loro sarà una novità il fatto di viaggiare in autobus, ritrovarsi alla stessa ora in Piazza Marina, salire sugli autobus e andare a scuola. Sicuramente, però non credo che i bambini non riescono a cogliere il fatto di essere dei semplici sopportati, perché di fatto sono sopportati altrove. Quindi poi non dobbiamo lamentarci, se la solidarietà non viene dagli adulti, come la possiamo insegnare ai bambini? E questo è un dato molto più che drammatico. Io intanto, a proposito di servizi, a questo punto vorrei farvi ascoltare questo servizio, poiché abbiamo parlato di città metropolitane, a Casamicciolo ci sono le scuole, c'è il Mennella, c'è il Mattei, che sono scuole provinciali, tra virgolette, quindi di dipendenza della città metropolitana. C'è stata la scorsa settimana un incontro a Napoli con il consigliere Marrazzo, c'è stato il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, una delegazione di ragazzi, credo, del Mattei. Sentiamoci questo servizio. Terremoto sull'isola di Ischia del 21 agosto scorso e questione scuole superiori. Incontro oggi a Palazzo Matteotti tra il consigliere delegato Domenico Marrazzo, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e una delegazione di studenti per fare il punto della situazione. In particolare Marrazzo ha comunicato che entro 15 giorni sarà riaperto il nautico Mennella di Forio grazie ai lavori che saranno effettuati dalla città metropolitana. Per il Mattei di Casamicciolo invece occorre aspettare ancora il decreto del commissariato del MIUR per il terremoto, cui da tempo l'ente guidato dal sindaco De Magistris ha inviato le schede progetto per il finanziamento dei lavori necessari alla riapertura. Affrontata anche la questione dello stabile che attualmente ospita il Tribunale di Ischia, entro l'anno sarà liberato, la città metropolitana con alcuni interventi di adeguamento potrà destinarlo a sede scolastica, così come la questione polifunzionale. I due enti stanno valutando l'ipotesi di un'acquisizione complessiva e definitiva da parte della città metropolitana per metterlo interamente a disposizione della popolazione scolastica. Allora, per quanto riguarda l'emergenza scolastica sull'isola, oggi di concerto con l'assessore delegato alla pubblica istruzione della città metropolitana, l'avvocato Marrazzo, abbiamo delineato e definito un percorso da seguire per risolvere questa emergenza. Sono ottimista anche perché ravvedo una proficuità e una concretezza da parte dell'azione dell'assessore Marrazzo. Sulla questione invece dell'ufficio del collocamento siamo ancora in alto mare, ossia non abbiamo ancora ben definito come risolvere questa emergenza, dove il Comune di Ischia si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione della città metropolitana dei locali e sui quali non si riesce a trovare una convergenza di ordine tecnico. Spero che la stessa fattività che abbiamo riscontrato da parte dell'assessore Marrazzo lo si possa riscontrare in altri comparti della città metropolitana. Siamo abbastanza soddisfatti e siamo molto contenti di questa apertura con il dottor Marrazzo e con l'ingegner Gaudino e siamo contenti di aver intrapreso questo percorso insieme, anche per quanto riguarda non solo l'immediato ma un futuro lungo, progetti che sono veramente a lungo termine e che si spera confluiscano nel meglio e si spera di poter vedere la luce il prima possibile. I problemi sono in via di risoluzione già dal giorno dopo del sisma. Abbiamo avuto incontri costanti sia sull'isola che qui, sia con le amministrazioni comunali che con i presidi e con gli studenti. Oggi abbiamo riattivato un percorso non solo per mettere, diciamo, in regola ciò che è avvenuto purtroppo a causa del sisma, ma anche appunto in previsione futura, quella appunto dell'utilizzo del polifunzionale che è di proprietà del Comune di Ischia e predisporre il finanziamento per quanto concerne la ristrutturazione del Tribunale di Ischia, così almeno faremo ritornare alla normalità entro il più breve tempo possibile la situazione scolastica degli istituti secondari dell'isola. Insomma, questo polifunzionale tutti lo vogliono, bisogna metterci di tutto in questo polifunzionale, non si capisce quanto sia grande poi questo polifunzionale, non si esaurisce mai, no? Luigi, ci vogliono mettere tutto lì dentro, poi alla fine non ci capita. Ci hanno anche messo una palestra, mi pare, di recente, so che c'è stata un'area che è stata destinata a palestra privata, quindi c'è un po' di tutto lì. Guarda, io penso che tutti i comuni
interessati da questo evento, comunque qualche sforzo lo stanno facendo per cercare di risolvere i problemi. Sicuramente, ripeto, si va con molta lentezza, la popolazione ha una marea di richieste praticamente da evadere e certamente le difficoltà sono tante. Però in questo caso, visto, sono coinvolti il Comune di Ischia e la città metropolitana per risolvere questo gioco di domino a reazione a catena, insomma, perché se si libera il liceo, il tribunale, allora lì ci sarà la scuola, il polifunzionale sarà destinato ancora per l'altra parte che è ancora libera, sempre a scuola, insomma. Ci sono degli interventi, mi pare di capire che insomma De Magistris qualcosa la stia facendo, se ha parlato anche del Mattei. Ma infatti il Mattei è di competenza della città metropolitana. Quando io stesso ho fatto la verifica, venne a sapere che in realtà doveva essere di competenza di De Magistris. Oh, a proposito, lì che cosa hai riscontrato? Giusto perché... Lì i danni sono notevoli alle tramezzature e alle tompagnature. Ci saranno circa il 70% dei danni su tramezzi e tombagnature. Poi ci sono lievi danni alle pavimentazioni, c'è un punto dove un giunto tecnico praticamente è saltato. Occorreranno, io credo, 5-6 mesi di lavoro, però si poteva iniziare molto molto tempo prima. Però mi pare di aver capito dal servizio, ora non conosco i dettagli, che la cosa si è fermata sul tavolo del Ministero, perché pare che il progetto la città metropolitana l'ha inviato, ora attende il finanziamento da parte del Ministero nell'ambito di quei 6 milioni famosi che sono stati stanziati. Ma perciò ho detto, sicuramente si sono attivati in maniera anche veloce, il problema è che l'iter burocratico è quello che è. Gli sforzi adesso dovranno essere ripartiti ognuno per la propria competenza ed è chiaro che i ragazzi in qualche modo dovranno trascorrere quest'anno scolastico nel miglior modo possibile. Comunque io so che comunque anche a Ischia stanno facendo i doppi turni, non è solamente, cioè anche al classico la stessa cosa, mia figlia sta al classico e sta facendo i doppi turni. Voglio dire, ognuno fa la sua parte. Poi è soggettivo i container, cioè le famose casette o i container, voglio dire chi sì, chi no. Poi è una questione di valutazione strategica per risolvere temporaneamente il problema. Io sono preoccupato più per queste casette che eventualmente, se vengono allocate al posto sbagliato, possono rimanere lì a vita e quindi praticamente ne creiamo altri tipi di danno. Io le metterei in Piazza Marina come simbolo perenne del terreno. Così, questo punto rimettiamola all'ANAS, sono il parcheggio dell'ANAS o all'Ancora, no? Che così c'è anche il lungomare, anche lungo la statale magari allargando il marciapiede. C'era qualcuno che diceva che, qualcuno si è lamentato che mettendole all'ANAS poi si vedevano dalla strada, com'è? Qualcuno suggeriva copriamoli con delle piante. Si devono vedere perché sono il simbolo chiaramente del terremoto. I nostri amministratori hanno deciso che noi dobbiamo restare un comune terremotato e quindi è giusto avere anche dei simboli. Mettiamo i bambini nelle casette e mettiamo le casette al centro del paese. Oh, dico, non per scoraggiarvi, prima dicevo quella cosa del terremoto dell'80, alluvione per alluvione, da Montevezzi gli sfollati stanno ancora là. Voglio dire, sono passati 16 anni. Hanno scelto loro la collocazione nelle ruine. Sì, però comunque anche nell'ambito della famosa ricostruzione, tutte le opere da fare, tutto il resto, anche lì è fermo per quanto riguarda le opere stratosferiche che bisogna fare, di messa in sicurezza, di ripristino e quant'altro. La realizzazione di un palazzo di case che doveva essere allocato non so dove, era stato trovato anche un terreno a Campagnano dove doveva sorgere la nuova palazzina per alloggiare tutte le famiglie. Insomma, storia patria, la conosciamo sulla nostra pelle di isolani, voglio dire. Non abbiamo bisogno di andare altrove per scomodarci, per andare a vedere cosa succede in queste circostanze. Ma la cosa che indigna, in un paese come l'Italia dove probabilmente non c'è un euro, quindi cercano di barcamenarsi, ma noi abbiamo chiesto una cosa semplicissima, dateci semplicemente le regole per poter ricostruire, poi se ci avete i soldi ce li darete, ma almeno le regole, mi sembra una cosa talmente elementare, cioè non ci vedo nulla di strano, è una cosa allucinante. Annalisa, su questo servizio della città metropolitana? Avevi saputo, no, delle notizie, sì, che venivano da questa riunione? Io diciamo che io sono la stalker dei politici, ecco. E Susi è la stalker per quanto riguarda la scuola, quindi non sono meno. Io mi chiedo, ero presente veramente alla prima volta in cui De Magistris è venuto ad Ischia e non mi è sembrato che il sindaco di Ischia o qualche altro sindaco era in...
era, diciamo, in lotta tra virgolette con De Magistris. Mi è sembrato che l'hanno accolto, gli abbiamo offerto il caffè, l'abbiamo portato al Carise. Siamo ospitali, insomma. Siamo ospitali, nessuno gli ha detto ma scusa, ma noi tu un attimo vuole funzionare, ce lo dovresti dare. A me non è sembrato che nessuno abbia detto questo. Mi è sembrato che se ne sono andati con baci e abbracci. Io se sono il sindaco, non faccio politica e mai la farò, però se fossi il sindaco di un paese e che mi serve il polifunzionale, io starei, a parte che già l'avrei aperto, perché penso che le chiavi proprio materialmente le ha, e poi avrei detto a De Magistris, mo corrimi tu dietro a me, perché voglio dire, avrei risolto questo problema in questo modo. Mentre noi siamo troppo educati, chiediamo il permesso agli altri, aspettiamo che ci scende dal cielo qualcosa, e questo stiamo facendo. E poi veniamo mortificati, poi dopo vedremo in che senso, anche per quanto riguarda la questione dei comici, questo, Vabbè, poi vedremo anche dopo i comici. Poi scusami, Amedeo, tu mi parlavi del Montevezzi, il geometra mi parlava di Amatrice, che siamo ancora fermi. E lì eppure sono usciti i decreti, sono uscite le norme. Noi che cosa facciamo? Nonostante sappiamo che viviamo in un paese dove con tutte le norme è tutto fermo, sapendo questa cosa, noi cittadini, noi terremotati, abbiamo chiesto proprio delle norme, proprio per questo motivo, in modo di Guarda, dire io che non chi ha la forza Annalisa, lo io non voglio ripetermi, però no, purtroppo però per dico... fortuna, ricordati che siamo in una situazione di congiuntura astrale favorevole, siamo alle porte di una campagna elettorale, che può, se giocata in un certo modo, può giocare favorevolmente. Fra un anno? No, siamo lì, in primavera, a marzo si vota. A gennaio si sciolgono le camere. Perciò dico, noi non potremo avere sarà un decreto prima di no, però sarà interesse di chi salirà di venirvi a portare sul carro. È il contrario. Praticamente è semplicemente un sistema per promettere, perché una volta fatto il decreto non si può più promettere. Arnaldo, ma quando è venuto un signore e vi ha detto datemi le carte, signori sindaci, che io andrò a bussare alla porta di Gentiloni del ministro e farò in modo che mi ascolti e che porti avanti le vostre istanze, non è che ha detto io farò, non ha detto se salirò farò, ha detto lo faccio subito. Mi sono arrivate le carte. E allora? Dove stanno? Fuori la porta? Sono arrivate sul tavolo le carte. Non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere a chi le ha portate. Ah, ecco. Lo chiederò. E devi chiedere perché le hanno portate a lui e non le hanno portate agli enti di dovere. Perché te l'ho detto prima, perché. A me scusami, io però mi innesto, perché sembra quasi giriamo intorno come un cane che si morde la coda. Appunto. Allora, parliamo di Amatrice, parliamo di Arquato, Amatrice, Ischia. Sono due realtà diverse, l'abbiamo già detto prima, ci ripetiamo. Amatrice ha dei regolamenti, ha una storia. I fabbricati sono vecchissimi, sono ante 39, ci saranno pure gli abusi, ma non riguardano il centro storico. La parte maggiormente danneggiata è rasa al suolo, quindi non ci sta nemmeno il problema, diciamo, di dire abbattiamo o ricostruiamo. No, la strada praticamente di fare spazio e fare un piano di ricostruzione. Questo è il primo punto. Il decreto arriva perché ci sono i vincoli, ma non sono combinati a livello normativo come siamo combinati noi. Noi abbiamo il problema dei condoni che ci affligge, e che sicuramente sarà uno dei paletti principali che ci impedirà la ricostruzione sul territorio. E come è successo negli anni scorsi, dove Berlusconi con una maggioranza assoluta non è riuscito con la sua maggioranza ad approvare una norma, un decreto, una legge che ci consentisse il riconoscimento e l'applicazione della 326, che è l'ultimo condono, e che comunque ci portava a essere cittadini pari in Italia, perché nulla chiedevamo in più. Oggi ci ritroviamo praticamente in una realtà completamente diversa. Sì, sono d'accordo con te, anche perché il discorso condono è molto delicato, però voglio ricordare che il decreto Falanga sta lì. E lì morirà. Per condomini non serve a niente. Detto ma tra l'altro lì morirà. No, anzi, è peggio. Se viene approvato il decreto Falanga, siamo rovinati. Ok. Chiudiamo questo giro e anche questo segmento con Francesco Di Meglio. Allora, scuole superiori, secondo te che tipo di visione hai, avendo sentito anche le cose che abbiamo sentito insieme? Sì, che i nostri ragazzi... hanno diritto a una scuola, perciò noi dovremo fare il possibile, noi genitori e oltre alle amministrazioni, a fare di tutto il possibile per far sì che i nostri ragazzi possano studiare e naturalmente anche con le varie manifestazioni magari ecco, dimostrare ancora di più l'unione, questa volta associando anche le scuole, per richiedere quello che effettivamente assolutamente non ci viene dato dal governo, e sia quello che c'è sia quello che salirà sarà un grave problema per Ischia, perché onestamente i fondi anche per
i ragazzi, per aiutare i ragazzi si potrebbero prendere dalla tassa di soggiorno, certo. Onestamente. Lasciamo stare la tassa di soggiorno, che anche quella è il paltone di Napoleone, cioè anche da lì ci vogliono fare di tutto con questa tassa di soggiorno. Facciamolo per 3-4 anni e pariamo i ragazzi di scuola. Io penso che per i turisti che vengono sarà un piacere dare i soldi per la ricostruzione delle nostre scuole, però, non i moduli naturalmente, perché onestamente sembra ridicolo non poter sistemare delle scuole. Bene, Francesco, io ti ringrazio, noi ci fermiamo allora per l'ultima pubblicità. Anche perché prima ho parlato di un comico, e anche i comici ci si mettono a voler, come dire, sfrocoliare la mazzarella. Ci vediamo tra poco. La stessa fattività che abbiamo riscontrato in questo percorso insieme, anche per quanto riguarda. Allora, l'ultimo segmento di questa nostra trasmissione, una sorta di appendice, abbiamo visto e parlato di tutto. Adesso vi voglio mostrare questo estratto dalla trasmissione Colorado. È girato questo video su Facebook qualche giorno fa. Volevo sottoporlo all'attenzione dal commento dei miei ospiti questa sera. Voglio proprio cercare di capire se ho capito bene io o se non ho capito nulla di questa battuta di questo Roberto Lipari. Sentiamo. Una su tutti, la più grande bufala, l'abbiamo scoperto più di una volta di recente, che è quella dei tre porcellini. Le tre porcellini, la favola è breve, no? Quello, il lupo soffia sulla casa di paglia e va via, poi su quella di legno e va via, quella di mattoni invece rimane. Ecco, dov'è la minchiata? Non sul fatto che una casa costruita bene rimane in piedi, ma sul fatto che noi italiani abbiamo imparato la lezione, perché sennò non si spiegherebbero Ischia, Amatrice, Aquila. Ogni volta costruiamo qualcosa male e qualcuno ci perde la vita. Ma cosa c'è di vero? Cosa hanno in comune le fiabe con quelli che hanno costruito quelle case? Che in entrambi i casi, quando si parla dei protagonisti, sono sempre dei porci. E alla fine c'è stato anche l'applauso. Allora, Luigi, tu che ne pensi? Siamo tutti dei porci? Io non ho parole, sinceramente. Torniamo al punto di prima. Se questi eventi portano a quello che abbiamo visto, è dovuto un po' alla storia, anche all'assenza, diciamo, delle istituzioni, all'assenza, diciamo, dei poteri istituzionali. Se oggi sull'isola si è costruito probabilmente male, è anche dovuto al fatto che non c'è stata una giusta regolamentazione per poterci indirizzare in tal senso. Però nessuno si è indignato, mi pare di capire, a parte un po' il popolo di Facebook, voci istituzionali rispetto a questo intervento non ne ho sentite, mi pare. No, io nemmeno l'avevo visto, l'ho visto per la mia volta adesso. No, io non vedo Colorado, però imbattendomi su Facebook, su questa cosa. Ma perché le istituzioni si dovrebbero indignare quando è venuta una certa persona con un elicottero immediatamente dopo il terremoto ed è stata la prima figura ufficiale che è venuta qui, che si chiama Borrelli, che dopo due minuti giù dal comodo di Casamicciola, senza essere stato nella zona rossa, senza essere stato nella zona di sisma, senza aver visto nessuna casa, nessun materiale, dopo 5 minuti fa una dichiarazione dicendo che noi abbiamo costruito con materiale scadente. Stiamo parlando del capo della protezione civile. Capo della protezione civile. Quando un cittadino, io sono rimasta indignata da quell'affermazione, perché credo che sia da querelare immediatamente, mentre noi non l'abbiamo querelato. I nostri sindaci non hanno detto niente. Dopo pochi minuti è arrivata la notizia che avevamo un terremoto 3.5 fuori Napoli, fuori Punta Imperatore, a 10 km di profondità. Quindi io immaginavo che Ischia era rasa al suolo e non mica ci siamo preoccupati di andare a denunciare. Il direttore dell'osservatorio sta sempre lì in carica. Non abbiamo neanche chiesto il perché. Allora io mi chiedo, ma perché dobbiamo rimanere indignati? Che cosa ha detto che non è apparso in televisione? In televisione è apparso che Ischia, che Casamicciola, era un paese di abusivi, che ha costruito con materiale scadente, perché può essere abusivi non significa avere case scadenti. Nessuno ha parlato, il capo del Borrelli sta là, il direttore dell'osservatorio sta lì. Quindi mi chiedo, ma di che cosa dobbiamo essere indignati? Di noi stessi che non ci ribelliamo e che non diciamo la verità? E poi, se mi permette il geometra, la storia di Casamicciola dice che in quel chilometro e mezzo sono fabbricati di 134 anni fa, dove i nostri bisnonni hanno deciso di ricostruire in modo antisismico, perché hanno costruito in modo antisismico dell'epoca. Infatti, se nel 1883 ci sono stati 2.000 morti e oggi ce ne sono stati 2,
forse hanno costruito bene, forse non hanno costruito proprio male. Poi naturalmente ci sarà qualche fabbricato costruito non benissimo, c'è qualcuno che non è legittimo, sì. Ma anche se dobbiamo vedere poi per legittimo che cosa si intende, perché per quanto mi riguarda il mio albergo, la mia casa che è stata costruita non 134 anni fa, ma poco tempo fa, ha mantenuto, perché evidentemente è stata fatta bene. Quindi voglio dire, è sempre il messaggio che mandiamo: se noi in televisione dobbiamo stare zitti, non dobbiamo dire nulla, quindi non possiamo attaccare Borrelli, non possiamo attaccare l'INGV, non possiamo attaccare nessuno, dobbiamo dire che non è successo niente. Mi pare che qui massima libertà, o no? Cioè, sono due ore che parliamo, no, mi pare, no, che non parlavo, ci siano state... Parlavo dei primi momenti del terremoto, che il sindaco di Ischia si mise la fascia, andò in televisione dicendo sono il primo cittadino di Ischia, uno capisce che abbiamo 260 sfollati, non si dimenticò 1-0, e quella è stata la notizia che è rimasta per sempre in televisione. Quindi poi ci chiediamo il perché con Berlusconi, con la maggioranza, non è uscita la legge del condono, perché? Se ha la maggioranza è impossibile che non esce. Non esce perché deve essere sotto ricatto, come sei sotto ricatto oggi. Se non, proprio vogliamo parlare di politica. Non esce perché all'interno di una maggioranza ha trovato i franchi tiratori. Quindi ecco, quello è il vero nocciolo della questione. Il vero nocciolo della questione. Bene. Comunque convengo con la signora. Siamo lì. Sì, assolutamente. Arnaldo, tu che stai in mezzo tra i due fuochi, cosa aggiungi a tutto ciò? Ti è piaciuto l'uscita del comico? Del comico lascia il tempo che trova, quello che indigna è quello che ha detto poc'anzi Annalisa, quello che ha confermato anche Luigi. Di fatto il messaggio che è passato qual è? L'ho detto all'inizio della trasmissione, è passato il messaggio che una piccola scossa di terremoto fatta in alto mare, materiali scadenti, e nessuno ha trovato nulla da ridire. Ora mi chiedo, con un'opinione pubblica che pensa tutto ciò, perché un Parlamento dovrebbe preoccuparsi a sei mesi dalle elezioni di questa banda di sfessati che sostiene di aver subito un terremoto? Io penso che la pubblica opinione non interessa nulla del terremoto di Ischia, non interessa nulla ai nostri sindaci, non interessa nulla all'opinione pubblica ischitana, opinione pubblica ischitana, che sopporta questa piccola scocciatura che gli deriva per le scuole, per tutta una serie di disagi, per quel poco di immagine che appassi, dice, ma come ha fatto il terremoto ad Ischia? Il resto della comunità isolana lo sta semplicemente sopportando, ma non supportando, tranne qualche eccezione, chiaramente, non nell'ambito della politica, perché nell'ambito della politica io di eccezioni non ne ho viste. Francesco, a te l'obbligo di chiudere questa nostra trasmissione, però mi devi usare una gentilezza, siccome quando finisco queste trasmissioni me ne vado più confuso di prima, perché è una materia così complessa che ogni volta che ne parliamo scopro altre cose e me ne vado con tanti più dubbi di quelli che avevo all'inizio, per cui continueremo a parlarne sicuramente fino a quando non ci saranno dei fatti concreti sui quali poter dire c'è una pietra miliare, c'è un punto fermo. Oggi c'è questo decreto, ci sono questi soldi dei 7 milioni, che cos'altro dobbiamo pretendere, dovete pretendere? Allora, noi io credo che la cosa principale, dobbiamo pretendere che l'attenzione di Ischia non cada, soprattutto anche noi col comitato dobbiamo fare riunione tra tutti noi terremotati e sfollati, perché come dice anche il nostro dottor Ferrandino, purtroppo abbiamo anche qualcuno che cerca di destabilizzare all'interno del nostro comitato, e questo non deve accadere. Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo cercare anche poi con le dimostrazioni e con l'aiuto anche delle scuole eccetera, dimostrare ancora di più quella che è la nostra rabbia, magari anche eventualmente fermando le attività turistiche dell'isola quando ci sarà bisogno, perché noi dobbiamo far capire agli altri comuni soprattutto che noi facciamo parte dell'isola di Ischia. Noi siamo Casa Micciola, però noi quando andiamo all'estero noi annotiamo di dove vieni da Ischia, non diciamo vengo da Casa Micciola. Scusate, perciò... questo decreto vi è piaciuto? No, l'emendamento presentato al decreto che comprende Casa Micciola e i luoghi terremotati vi è piaciuto? Assolutamente. Eppure, no. Ora che mi ricordo, ricordo di aver letto da qualche parte che c'era chi diceva, come Federalberghi, che era stato scritto grazie al loro intervento. Quindi gli albergatori rappresentati a Federalberghi avrebbero contribuito alla stesura e alla realizzazione di questo emendamento che poi è entrato nel decreto.
Io è la prima volta che ne sento parlare. Allora, oggi c'è stata un po' di confusione tra la conversione del decreto, tra l'emendamento di... Vabbè, strada facendo bilancio. Sarà stato modificato, si sarà poi perso ognuno, qualche virgola per la strada. Poi ognuno, io credo che questo qua di questo decreto, diciamo gli accorgimenti, se non erro, che poi non... Vabbè, dobbiamo leggerlo per parlare. No, se non erro, le modifiche le fa Borrelli e i due sindaci come protezione civile, non lo fanno i cittadini in questo caso qui. Ah, ecco. Prima si parlava di bici, adesso un bici, il resto non bici. Bisogna vedere gli altri soldi, se e quando ci saranno. No, ma il problema è che i primi soldi sono nel 2019, perché giustamente, sì, infatti, cioè, voglio dire, non è che Padoan poi è un folle, dice, ma se non avete un decreto legge, se non avete un commissario straordinario, ma questi soldi che ve li do a fare? Però se voglio dire, si è preso tempo grave, allora, nel frattempo lo nominate. Ma la cosa grave è che io chiedo ai miei amministratori di fare questa domanda, se noi una settimana fa abbiamo approvato che ci vogliono 25 milioni per l'emergenza per 6 mesi. Come si può dare 30 milioni per la ricostruzione? Me lo spiegate? Divisi in 20 milioni 2019 e 10 no, 2020. Mi devono spiegare i miei amministratori perché chiamano e dicono siete contenti? Io al posto loro mi andrei a nascondere. Se non mi rimettete mi andrei a nascondere. Bene, di questo e di altro ancora continueremo a parlare nelle prossime occasioni, perché sicuramente non lasceremo la situazione così com'è, continueremo a vigilare e a stare attenti a queste cose, ponendoci sempre le stesse domande. Allora forse alla domanda punta di arrido mi hai dato tu la risposta indirettamente, perché se è vero come è vero che all'inizio si diceva, Annalisa, che il terremoto era stato avvertito al largo di Punto Imperatore è più vicino a Punta Chiarita, per questo forse c'è entrato nel terremoto. Io mi domando sempre che c'entra Punta Chiarita col terremoto di Casamicciola. Questa sarà una delle domande per le quali non dormirò questa notte. Mi auguro che qualcuno domattina mi faccia svegliare con un pensiero in meno. Grazie per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo, arrivederci.